Ciao bellissime! Appena tornata dalle vacanze ed ecco qua il primo dei quattro pacchi Fracomina che sono appena arrivati, quindi niente ciance, apriamo subito. Qui c'è da diventare, ma no, sono abbastanza facili. Mi mancava questo momento, è inutile. Io sono drogata di sta cosa, mi piace troppo e non c'è niente da fare. Oh, facile, niente punti metallici. Questa è una cosa che mi piace molto e la suggerisco a tutti. Non usate punti metallici. Dunque, ecco, cominciamo subito con uno dei miei pezzi preferiti. Questo è il caban giaccone, chiamatelo come volete. Ah, sono chiusi sotto. Oh, bam, 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 vedete? Questo è il caban giaccone a forma di uovo, cioè con la linea a uovo. Il cappuccio. Qui davanti ha questo carré nel tessuto a stampa pizzo e sotto è fatto così. Quindi ha la cerniera laterale. La manica morbida, quindi diciamo che è un mezzo peso, è proprio la vera mezza stagione questo giaccotto qua. È una via di mezzo fra un cappottino e un felpotto morbido, quindi è stupendo sugli abitini per fare un contrasto elegante sportivo e diciamo così smorzare l'effetto che magari potrebbe avere su un tubino e lo rende subito più portabile anche di giorno. E poi è bellissimo ovviamente sui jeans, su qualunque tipo di pantalone. Io questo appena l'ho visto mi sono innamorata, è veramente veramente carino e soprattutto secondo me anche molto molto originale. Vestibilità ottima. Questa che taglia è? Questa è una L ed è bella largotta. Quindi direi che insomma non ci sono problemi, qui vestiamo fino a una 46, anche 48 e niente, andiamo avanti. Questo che cosa è questo? Questa è una t-shirt favolosa. Come vedete io non so assolutamente com'è organizzata qua la faccenda e viaggio nella più completa mancanza di consapevolezza, se non che sono contentissima. Va bene, allora questa è una t-shirt che io adoro, ve l'ho fatta vedere anche nelle foto, nel video di presentazione. Manica al gomito con bordino, e già questo è un bel dettaglio che mi piace molto. E tutta questa incrostazione di perle e strass davanti, un ricamo bellissimo. Questa è rappresentata nel catalogo con sotto una camicia bianca ed è una soluzione carinissima perché la maglia è in un jersey caldino. Giustissimo per l'autunno e per l'inverno. Allora, portata da sola scalda in un certo modo, portata sopra a un dolce vita sottile o a una camicina scalda di più e quindi ci permette di vestirci a strati come sempre accade in autunno-inverno perché sappiamo che insomma negli uffici c'è riscaldamento, fuori fa freddo, in macchina vestirsi a strati è sempre una cosa furba e comoda e questa io la trovo deliziosa. Dunque questa è una taglia M, quindi ha una buonissima vestibilità e che dire, io l'adoro, mi piace tantissimo. Mi è sembrato di vedere dell'animalier. Che cos'è questo? Vestitino, vestitino carino. Ecco, questo vestitino io non mi ricordo se c'era nelle foto, perché le foto del catalogo Fracomina, è vero, non la conosciamo ancora bene, non ve l'ho fatta conoscere fino in fondo, perché anch'io è il primo anno che ce l'ho qua in negozio. Però nelle foto del catalogo non c'è tutta la collezione, perché la collezione è immensa. Io quando sono andata a vederla c'erano quattro pareti della stanza completamente piene di stand, pieni di vestiti. Ed erano tutti, facevano tutti parte appunto della collezione nuova. Quindi su 400 pezzi, sono qua, su 400 pezzi non è proprio possibile realizzare un catalogo completo, quindi ne scelgono quelli che secondo loro sono più significativi. Io sinceramente ho scelto anche cose che nel catalogo non sono state fotografate perché per me valeva la pena. Questo è un abitino in un tessuto felpattino leggerissimo, proprio leggero leggero, è una viscosa ed ha questa
questa particolarità di avere la frappettina doppia in fondo, lo scollo a V, quindi uno scamiciato, e la forma a trapezio. Il maculato o animalier è un animalier piuttosto, diciamo così, discreto, nel senso che non è il leopardone cattivo, quello un po' da zia Paina, eccetera. Questo è un animalier piccolino, quindi più raffinato secondo me, e che da lontano fa proprio l'effetto fiori, sembrano quasi dei fiorellini, ma non lo sono. È un animalier che secondo me è delizioso. Questo chiaramente, essendo un abitino smanicato, così a scamiciato, anche questo consigliatissimo con sotto dolce vita, camicine, sempre per quel famoso discorso di vestirsi a strati che conosciamo bene. Ovviamente si abbina tutto, sta benissimo col bianco, col nero, col rosso, con tutto quello che vogliamo, e insomma io lo trovo un capo veramente fantastico. E poi è morbido, ha un comfort come tessuto veramente incredibile, bello, bellissimo. Dunque, questa taglia qui che ho estratto dalla mucchia è una S e non è per niente piccolino come abito, se vedete, quindi vestibilità decisamente ottima, quindi straconsigliato anche questo. Eccomi qua, i pezzi nascosti sul fondo della scatola. Voi lo sapete che io dico abbiamo finito, poi scavo in fondo e invece c'è sempre qualcos'altro. Bene, allora, certina carinissima con tutti i disegni. Qui davanti c'è una stampa molto particolare con delle scritte tipo come se fossero scolorite, un po' retro, un po' a inizio Novecento, e poi qui nel disegno ci sono dei piccolissimi strass in rilievo, per cui deliziosa sotto qualunque tipo di giacca. Per esempio, io me la vedo già sotto la giacca di Dixie, che è già esaurita, ma che ho riassortito e ritornerà presto, ed è veramente carinissima. Il retro è fatto così, in voile, quindi in tessuto georgette, e niente, t-shirtina molto molto carina. Ve l'avevo detto che c'era del gran verde oliva? Se non ve l'avevo detto ve lo dico adesso, ma a me sembrava di avervelo detto. Blusa a pipistrello bicolore con il polsino, diciamo, più che una manichina è un polsino che è cucito qui alla fine, diciamo, della curvatura della manica pipistrello, ed è in ecopelle stropicciata, quindi un bel contrasto. Semplice, lunghezza sotto i fianchi, davanti a questo taglio che serve a fare, diciamo così, a dare più forma alla maglia. Oversize, è stupenda, bordino in vellutino nero, velluto liscio, e dietro il logo Fracomina con questo piccolo ciondolo con gli strass. Bellissima ovviamente anche questa, come vi dicevo prima, con sotto qualcosa quando fa freddo o da sola nella mezza stagione. Stupenda sui jeans, sui leggings. Qui abbiamo un sacco di leggings e calze Zoara da abbinare a queste maglie qua tinta unita, perché se facciamo il tinta unita sopra, mettiamo la fantasia sotto in modo tale da fare un mix diverso dal solito, e questo secondo me è una maglia che si presta tantissimo a questo tipo di abbinamento.